Oppure, eccetera. È sì. quello tipico di quelle conversazioni che voi fate sicuramente dopo di me, in cui dice: è Certo. giusto che i ricchi paghino le tasse? E lei risponde: certo che è giusto, è Certo. giusto che gli evasori evadano, certo che è sbagliato. Quindi cosa occorre fare? Va Occorre bene. fare che gli evasori non evadano. Questo credo che sia il tenore. Cioè, e lei cosa pensa di fare quando va? Tu cosa pensi di fare? Perché naturalmente a me dà del lei, a lei dà del tu, È perché io ovvio, sono ma più attivo dal punto di vista culturale. E certo. allora dice: lei cosa fa quando va a Courmayeur? Metto dei cappotti pesanti, ma non di pelliccia, perché la pelliccia è una cosa che non va Che bene. non va bene, Ovviamente la sì. pelliccia, invece, qui a casa noi vestiamo con pelli di montoni, cappucci di falco. Qui c'è tutto un clima. Noi viviamo in una situazione di assoluta scorrettezza. E come le dico, volevo ribadire ai nostri ascoltatori che io ho fatto il mio articolo non perché volevo evidenziare delle Ma per contraddizioni invidia. logiche, ma per pura invidia. Senta, noi sui Io volevo cappotti. dire: ma perché a me non mi invitano a Sanremo e non mi danno 301.000, cioè la mia tariffa sarebbe 3 milioni di euro a puntata, in Sì. rapporto ai 300.000, però dico, io potrei fare una valutazione di opportunità e i 3 milioni non prenderli. Sì. Billi di destinare, diciamo, 2 milioni e 699 mila euro Ah, a adesso Emergency sì. e tenermi 301 mila. Io Certo. sarei così, cioè io chiederei 3 milioni, Certo, sarebbe sì. quindi sarebbe più vantaggioso con me, che farei avere a Emergency Molto di 2 più. milioni e 699 mila esentasse, perché vanno a Emergency, e mi Certo. terrei 301 mila euro come quotazione mia, esentasse, perché sarebbero nella quota dei 3 milioni di Che euro hanno già esentasse pagato appunto le sentenze, Emergency, prendono i certo. 301 mila come tangente Certo. dei 3 milioni dati a Emergency esentasse. Quindi io farei così. Però lei capisce che questa visione così scorretta Sì. cozza contro la logica. Il vantaggio però quale sarebbe? Che io, contrariamente a Celentano, giro e parlo. Mentre lui gira e parla solo previo finanziamento discutibile e non esentasse, io vado molto per strada, quindi potrei offrire da bere, offrire pranzo, tutti quelli che incontro. Cioè, io avrei quei danari, ma nella convinzione che sono del popolo, io mi presto, e tutti sanno, anche quelli che non mi vogliono bene, che io vado molto in giro, io ogni giorno vedo una cinquantina di persone. Ebbene, per quelli che di quei 50 non avessero vitto e alloggio, Provvederebbe lei, proporrei al certo. vitto per i maschi e all'alloggio Per le per una femmine, quota di femmine che certo. fossero sposate con altri e libere quella sera e di età inferiore ai 54 anni. Cioè, hai capito? Cioè, io le terrei per me, soltanto per i tempi, però soltanto se già impegnate con altri, per non averle poi. Cioè, io quella sera lì, e che ho offerto il pranzo ai loro congiunti, me ne terrei anche per l'alloggio. Lei capisce bene che quei 300.000 euro sarebbero Ben investiti, hai voglia, ben presentati indirizzati. per tutti. Uno potrebbe dire: con Sgarbi possiamo sapere che qualcosa può capitare. Con Celentano lui esce dal bunker di Cantù, va nel bunker di Sanremo senza incontrare nessuno perché entra da dietro, esce da dietro, rientra al bunker di Cantù e non lo vedi più, e si chiama più perché fa rima con Cantù. È ovvio, è Per ovvio. cui quei 300.000 euro che lui non prende, non li vede nessuno, né lui né gli altri. È uno spreco. Certo, Capito? costruzione fantastica. Ora, adesso, noi abbiamo due argomenti. Quello dei cappotti gli dobbiamo dedicare una puntata e non facciamo in tempo adesso, ma No. forse potremmo analizzare quanto da noi ricordato ieri relativamente a un canone inverso per quanto riguardava il riconoscimento di una donna nei confronti di un uomo. Quello è un racconto talmente lungo e misterioso che Eccolo. non soltanto non basterebbero i 3 minuti che ci restano, perché io Certo. vedo l'orario. Sì. Quindi quando io sforo, lei pensa che io sforo perché sono incontinente, io sforo Sì. per risparmiarle di voler fare quelle Con conversazioni la con parete. Parietti, che vengono No. pagate alla Parietti invece che a me, in cui lei è costretto a fare quelle domande a cui lei risponde. Cosa deve fare un evasore? Cioè, scusi, se lo domanda a me, che le dico? L'evasore, in quanto evasore, deve evadere. Cioè, l'evasore, scusi, lei chiama un evasore e dice: paga. Se sono l'evasore, come faccio a pagare? Mi Tra l'altro, piace visto di che sta capitando quello che ho detto, sulla stampa di ieri c'era un Sì. articolo
in cui risulta che c'è una gran pratica di quello che per me sembrerebbe la cosa migliore per un uomo nelle condizioni di crisi, stampare moneta. Certo, sì. C'è un proliferare di monete da 20, sì, vengono identificate tra quelle e le altre, circa 14 milioni di euro stampati in monete false. È vero. Allora, questo che mi sembra un modo con cui persone di talento esprimono la loro creatività artistica riproducendo invece che la Gioconda delle cose più utili come le monete da 20, certo, la 300, la 500, quello che sia, la 500, tutto questo corrisponde all'etica del falsario. Certo. E dice, tu, le domande da Paglietti, abbiamo scoperto, devo fare una domanda, 14 milioni di euro falsi. Unire severamente i falsari? No. No, il falsario va sostenuto della sua impresa, si chiama falsario. Se tu le immagini un mondo senza falsari, e che fanno quelli che li seguono? Appunto. Le immagini un mondo senza evasori, nessuno più evade, appunto. E che fanno quelli che li seguono? Cioè, lei toglie il lavoro ai finanzieri, cioè, sì. Se io tolgo l'evasore, devo cancellare anche quello che lo cerca. Certo. No, quindi, ma le dirò che mi una tragedia. Mi affascina di più l'argomento degli animalisti, perché mentre loro sono molto attente, ma non la Santanchè, a non abbigliarsi con tutto ciò che deriva da animali, noi a casa Scarpi ci vestiamo con cappucci di falco, mi fa impazzire. Sì, noi qui veramente non è bellissimo. Io ho un divano fatto di pelle umana, insomma, sì, c'erano, sì, le cose. No, detto questo, comunque, dicevo che l'argomento che lei preme è veramente suggestivo, ma no, certo, può essere utile, perché noi arriviamo alle 13.03 per ritardare il momento in cui lei dovrà fare quelle domande così significative. Cioè, lei se vuole domandare a me dello spread, io mi metto a ridere, ma lei se domanda dello spread alla Alba, la nostra Alba, no, certo, parlare anche una ventina di minuti dicendo delle cose, sì, in cui non ha nessuna è interessante, perché quello che noi volevamo sapere per la materia di cui le parlo, invece l'argomento è talmente sofisticato e complesso, ma come no, lungo e articolato, certo, e investe due donne in momenti diversi della stessa notte, certo, in un momento talmente inquietante, certo, come dire, rovinoso, che non soltanto richiede un'intera puntata e forse un appendice, ma ho pensato ieri sera, forse è perfino meglio non raccontarlo, perché tocca dei limiti di immoralità così profonda e, sì, così terribile, che noi non è che rischiamo l'arresto, però, sì, rischiamo la chiusura della radio, tutto, certo, col disprezzo di chi sente questa radio per sapere cosa devono fare. Vabbè, gli allora, evasori, allora, ha, sì, una radio pazza, perché si dica che gli evasori non devono evadere, certo. Appunto, uno che dice che l'evasore, sì, deve mantenere il suo ruolo di evadere, altrimenti che razza di evasore è? Ecco, come il falsario. Allora, guarda, io rinuncio a essere evasore, sì, certo, e allora posso anche pagare, ma se sono evasore lasciami evadere. No? Vabbè. È un dato ontologico. Ontologico. L'evasore, se sia evasore o meno, sì, chi ammette di essere evasore va premiato, sì, si dice non lo sono va, sì, inculato. Allora si tratta di capire, siccome alcuni evasori sono fermamente convinti del loro obiettivo, ehi, la situazione è molto complessa. Certo. Senta, professore, qui c'è una ribellione da parte di chi l'ascolta, perché per esempio arrivano SMS, mi sono connesso da poco e non capisco se avete già parlato del cappotto. Ciao Nico. No, non lei, lei vede però come gli argomenti importanti vengono richiesti, cioè nessuno le chiede dello spread. No, lo chiede all'Alba, perché nessuno, tra l'altro oggi è una giornata importante per lo spread, perché è da stamattina che è sotto i 400 punti, quindi è un momento importantissimo, adesso si attesta ai 394, quindi lo sapevo. Bastava parlarne poco che lui si sarebbe subito ritirato. Certo. Quando uno non viene cagato, si può fare, ce l'ha anche lo spread, dice scusa, ma se nessuno parla di me, lei capisce, cioè io l'ho capito fin da subito quando lei pensava di farmi questa domanda, scusi, lasciamolo tranquillo, lascia tranquillo, lui si ritira, sta facendo, se lei insiste quello di tornare, infatti non ne parlo neanche con l'Alba, la volevo interpellare per far capire a chi ci ascolta il motivo per cui lo spread è sceso al di sotto dei 400 punti, però faccio tesoro di quanto mi ha appena detto, lasciamolo lì, non lo disturbiamo, meno lo disturbiamo più lui se ne va e più lui se ne va.
E può darsi che lo ritroviamo a Sanremo. Ecco, infatti, va però bene. Una notizia che l'hanno fatta apposta per sfotterla, questa di Grillo, sì. Lo posso dire io. Io ieri, adesso non lo volevo dire, ma ho chiamato Celentano, sì. E volevo dire, guarda che non ce l'ho con te, io sono invidioso, tu lo sai, certo. E allora sono invidioso. Io, allora, e lui mi ha detto, sai che idea ho io? Tu conosci la figlia di Gino Latilla? Sì, no! Io ho intenzione, ottima idea, gli ho detto. Veramente Gino no, perché sarebbe una vera novità, canta benissimo. È una cosa, ma Gino Latilla è morto, ma è morto da tempo. Gino Latilla, la figlia è viva? No, la figlia è viva. È coetanea ed è una bella figa. C'è benissimo, certo. Sì. Il 74, sì, certo. L'età di Sofia Loren e di Celentano, certo. È perfetta. Allora, lei si è rimasta nello spazio lì a Sanremo, secolo XIX, che già è un giornale che ha X1X, che sembra un giornale, una partita di calcio, certo, no? Certo. Dove c'è una bella giornalista che ieri mi ha chiamato, sì. E io conosco bene diciamo, il giornale, sì. E ho lavorato per il secolo XIX. Certo. E ho preso dal secolo XIX una cifra che se gliela dico, sì. Facciamo impallidire Celentano. Esorbitante. Questo è un argomento di cui potrei parlarle, questo del secolo XIX. Del secolo XIX, va bene. Conosco benissimo il secolo XIX. Allora, al secolo XIX è arrivata la notizia della figlia di Gino Latilla. Sì, come sì. Lei sa, Gino comincia per G. Strada è praticamente... Latilla, sì. No, Latilla, cioè le due L. L, sì. È stata un'interruzione della linea, sì. E sono rimaste la G e le due L, esatto. Da cui è uscito Grillo. Grillo perché... Hanno fatto una ricostruzione filologica del testo, come fanno con i testi antichi, sì. E ha tirato fuori Grillo. Lei ci è caduto come una pera. Come si fa a non amarlo quest'uomo qua? Ho capito. Come adesso, si fa a non amarlo quest'uomo io qua? Posso dire, l'ho anche registrato, le faccio sentire la voce di Celentano. Sì. Lei mi ascolta un secondo, gliela faccio sentire. Quando lui mi dice che chiama la figlia di Gino Latilla, senta un po', te la metto in onda. Sentiamo, sì. Ha sentito? Perfetto. Questo è stato così. C'erano dei disturbi, quindi c'è l'iniziale e poi le due L. Quindi nel secolo XIX con il loro X1X. Ci sono cascati. Sì, ma glielo faccio risentire. Lei ha anche riconosciuto il tono della voce, no? Ovviamente. O quello dello scimmione che alberga in lui. Ovviamente. C'era arrivato subito a quello. Eccolo qua. Ecco, è lui, è Latilla. È proprio il Gino, eccolo qua, è proprio lui. Saremo, va bene. Professore, a domani. Auguri. A tutti, a lei soprattutto. Come si fa a non amare quest'uomo? Come si può non amarlo? Lui, Vittorio Sgarbi.